Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario e Luigi, Superstar Saga più Scagnozzi di Bowser. Mi trovo nella casa della gazzosa Ridolina perché ero venuto qui per prendere un po' di gazzosa Ridolina da portare alla regina Fagiolona per farla tornare alla normalità. Ma sono stato preceduto da un ladro che si chiama Ciampo che voleva rubare questa gazzosa. Ma niente da fare, abbiamo sconfitto Ciampo e anche Bowser Smemorino. Bowser ha dimenticato tutto, ha dimenticato chi era, chi è Mario, chi è Luigi. Insomma, la sua missione e ci ha affrontato in battaglia insieme a questo Ciampo. Abbiamo vinto e grazie all'aiuto dei proprietari della cantina Ghigno siamo riusciti a imparare nuove mosse martello. Quindi ora si va nel bosco Ghigno a recuperare le bacche necessarie per la gazzosa e probabilmente per affrontare anche nuovi nemici. Per il momento non ne trovo, ma presto penso che li incontreremo. Un super fungo, Luigi. Voliamo qui, ok. Non so perché è importante venire qui, ma lo faccio. Oh, attenzione. No, che cosa è successo? Chi mi ha attaccato? Oddio, non l'avevo proprio visti questi. Immagino che saltandoci sopra mi facciano un grande male, quindi andiamo di hammer, martello. Oi oi, ai oi. Allora, Andrea, concentrati. Ma che è diventato questo? Un fagiolotto? Non mi dire che si trasformano. Allora, accetto di aver preso l'attacco prima contro il riccio perché il castagnolo. Perché, vabbè, non conoscevo il pattern, è ok, però contro il fagiolotto no. Cavoli, sono resistenti, eh? Hanno messo sulla pellaccia. Oh, Luigi sale di livello prima di Mario? Ok, forse una spilla gli fa guadagnare più punti o un indumento che gli ho dato? No, non è normale, guadagnano gli stessi punti. Ah, dicevo, Hammer. Ah, Luigi. No, è Luigi, non Mario. Fagiol Ghigni. Sì, purtroppo devo ancora destreggiarmi con i comandi, purtroppo. Ok, qua sembra la strada giusta. C'era un coso, un castagnolo. Vieni un po' qua. Ah, ti piace ora, eh? Magari alcuni di voi si chiederanno, ma perché salti con entrambi? Perché premi entrambi il pulsante di salto, parata e quant'altro? È un riflesso incondizionato che ho da quando giocavo a Fratelli nel tempo. Tanti anni fa. Mi è rimasto anche in Bowser's Inside Story. Ah, ma da qui, dai fagioli vengono loro? A Cipicchia. Vorrei andare un attimo di qua prima, però è chiuso. Va bene. Meglio, più che dai fagioli, dalle bacche. No, Luigi, colpisci, grazie. Vediamo un po'. Ah, di qua è chiuso proprio? Ah, di qua è proprio chiuso. Ah, sì, in effetti. Andiamo qui. Ah, allora questa mi sembra la strada esatta nella quale andare, quindi magari faccio una deviazione dietro dove ero prima. Addirittura doppia entrata. Allora faccio una deviazione a dove ero prima, così almeno sono più tranquillo. Visito tutto e non mi creo problemi poi. Ah, c'è solo il tubo? Oh no, più monete, più monete.
Ok, siamo pronti a proseguire. No, di qua. Bene, c'è anche un'altra strada di qua, a quanto pare. Che intendo provare. Ah, ciao! Anche se ti vengo addosso non cadi? Vediamo un po', magari... No, con Mario piccolo no, nulla. Invece con Luigi sottoterra? No, questo si doveva togliere in qualche altro modo. Allora, possiamo proseguire. La strada qui è bloccata, quindi... Mario piccolo, vai. Ah, beh, scusami, devo tornare così. Ok. Questi sono leggermente più bassi. Conveniente. Ok. Ah, beh, ragazzi, allora, cioè, anche per il minimo salto base, dai. Oh? Immagino di dover... Forse non romperlo, ma spostarlo. Fondatore e proprietario, Frizzo. Possiede amore numero uno. Il barile è vuoto, come cuor d'uomo ci si entra dal fondo. Ci si entra dal fondo. E se io torno indietro e poi ritorno? Ok. Ah, beh, certo. No, 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 Luigi. Ma perché? È il colore che mi confonde. Bellissimo. Ma che è tipo Link con il Deku? Ma dai. Va bene. Ok, possiamo proseguire. Oh, nuovi nemici, che bello. Sono contentissimo dei nemici nuovi. Non ho idea di cosa sia quello dorato, ma penso che lo scoprirò molto presto. Ok, ah, da più monete. Ah, peccato, pensavo più punti esperienza. Oh, e Mario finalmente sale di livello. Vediamo un po', lui ha un bel po' di punti fratelli, quindi gli darei un po' di buffi. Che danno anche gli sconti nei negozi, baffi. Ok, martello. Di qua che abbiamo? Quanto è intricata sta foresta. Mi piace, bella intricata. E qui dentro? Ah, mi sa che non possiamo fare molto. No, anche se vedo una pianta. Vabbè, comunque... Ah, da questa parte non possiamo fare molto. Ma da questa... Sapete cosa? Metto comunque il martello per sicurezza. Poesia d'amore numero 2 di Frizzo. Da sopra l'uomo barile godo di una nuova veduta. Verdolino, sì, l'uomo barile. Seleziona l'icona barile e salici sopra premendo A. Colpisci il blocco per riparare un barile rotto. Ah, fosse così facile anche per i cuori infranti. Ah, questo stava nascosto, non l'ho visto. Devo salire sopra il barile per avere una vista nuova? Ok, wow. Ah, aia. No, mi sa che con la lancia loro mi pungono, quindi... Vado di martellaccio. Mamma mia.
Eh sì, perché qui non ci arrivo. Eccolo qui. Ok, vai. No, no, devo... Ah, devo scendere. Sempre... No, Hammer. Eccolo qua. Ah. Ah, me lo fa rimettere. Pensavo di doverlo premere. Salici sopra premendo A. E beh, certo. Quindi è ovvio. Luigi! Non penso serva ad altro questo barile qui ora. E qui ci porta... Ah, non ci... pensavo mi portasse alla grotta che abbiamo visto prima. Allora, qua ci fanno recuperare i punti. Allora no, devo tornare indietro. Ah no, eh no, no, qui non possiamo venirci perché Luigi non può saltare. E qui è uguale. Ok, allora torno indietro. Più precisamente devo andare qui. Vediamo un po' se questi mi pungono saltandogli sopra. No, sembra di no. Allora io provo a saltare. Ah no, ok, quando sono più distanti caricano. Ci stavo pensando, infatti. Ok, andato. Provo a saltarci per la scienza. Pepe rosso? Ma non si difendono con la lancia? Un altro pepe rosso? Potenzia l'attacco e rende più pesanti. Ah, buono. Interesting. Recuperiamo la vita e siamo pronti ad affrontare un altro boss, credo. Perché a conti fatti, quando ti danno la vita è perché c'è un boss da affrontare. Io sono Vinghigno, l'albero protettore di questo bosco. Più avanti vi è il grande albero, la vigna Ridolina madre. Si può proseguire solo trovando i tre frutti della bacca Ridolina. Bacca Ridolina bianca, bacca Ridolina rossa. Bacca Ridolina Rosé. Quando avrete trovato i tre frutti della Bacca Ridolina, tornate qui e vi farò passare. Oh, ci apre la strada. Ok, ho capito, capo. Quindi, dobbiamo trovare questi tre frutti, queste tre Bacche Ridoline di color diverso. Mi domando però la terza dove possa essere se abbiamo solo due strade aperte. Ah, troppo prima ho saltato. Preciso. Piuma 8. Ok. Oh, wow. Ah, aspetta. Fammi andare di qua prima. Ok. Ui. Sono la nipote del grande Vinghigno. Questa è la mia stanza e se me lo consentiste, come osate entrare nella stanza di una ragazza? Ma dal momento che siete qui, vi rivelerò il mio segreto. Avete notato quei posti che sono fatti così? Lì ci sono dei fagioli, ma sono sepolti nel terreno. Se il rosso usa il martello e il verde scava per terra, il fagiolo salterà fuori dal suo nascondiglio. Qui sono nascosti un totale di 5 fagioli. Trovateli tutti e 5 e vi aprirò la porta davanti. Mi chiedo se... No, devo per forza prendere i 5 che sono qui. Ho capito.
Pensavo che magari dice, sai, ne hai trovati già 5. Amen. Invece no. Ho fatto, signorina. Li avete trovati tutti e 5. Molto bene, molto bravi. Se trovate questi segni per terra, scavate immediatamente. E tu sei la nipote, ma non hai nessuna bacca, immagino. Buonanotte, e buonanotte anche a lei. No, qui nessuno ha le bacche. Oh, eccola la bacca. Ah, allora quella che ho visto prima era una bacca, quello che ho visto dentro la grotta prima, dove non riuscivo ad arrivare. Signor Torcibruco? Mario, con permesso, vai. Oh, io, cielo, si è arrabbiato. Oh no, si è arrabbiato. Aspetta, Luigi, devo... No, oh, grazie. Ok, che succede? Oi, oi. È Torcibrucos. Abbiamo fatto arrabbiare. Signor Torcibruco. Oh. Ah, sì, ma no, 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 aspetta, 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 aspetta. Ho sbagliato una cosa, ho sbagliato tutto, ho sbagliato. Fammi provare l'attacco di Luigi. BBA, ok. Zero. Ok, ho capito, non gli faccio niente se gli salto, cioè se gli faccio male al viso. Quindi immagino di dover saltare sul suo corpo. No. Ah, quello giallo. Ah, beh, ho capito. Ah, oh, certo. Certo, che sciocco. Devo farlo tornare tutto quanto giallo. Ora funzionano gli attacchi, fratello. Sul viso. No. Ok. Bene, 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 bene. Ah, però se ogni volta che attacco fa così è in... cioè, è lunga la lotta, eh. Mi chiedo se... No, così non gli facciamo male. Bene, bene. Però è più forte quello di Mario, perché posso premere A quanto mi piace. Molto velocemente rispetto a un attacco che fa un danno standard. Doppia! Grande! Bene, la testa gli ho preso. Ah, però torna tutto cattivo subito. E beh, normale, no? Devo stare attento quindi anche cosa colpisco quando lui fa la carica.
Ah, sconfitto Torcibruco. Pantaloni floreali, mi piacciono. Mi piace ricevere indumenti. E livello entrambi! Grande! Diamo un po' di baffi a Mario. Più 3, ottimo. Luigi invece ha molti baffi. Punterei sui punti fratelli per lui. No, non piangere, Tato. Mi dispiace. Scusami, Tato. Ciao. La bacca ridolina rossa. Mi chiedo se ci sia poi anche lo scontro con la vecchia pianta lì. Qui si può uscire, vero? Mi pare di aver... No. Scusa, ho sbagliato. Ok. E ok, quindi questa è fatta. E ora... Oioi, nemici. E questa cos'è? Grotta della Bacca Ridolina Rosé. Ah, quella dove stavo, dove non potevo salire. Va bene, mi piace. Qui cosa abbiamo, Luigi? Sciroppo. Tante monete a go-go. Ah, devo pedalare fino a là, giusto? Penso di essere arrivato, no? Ah, Attenzione, André. Attenzione. Grande. Ed ecco la Bacca Ridolina Rosé. Andiamo qua, Luigi. E ci siamo. Oioi, monete, monete, monete. Bene, ho recuperato due delle bacche che mi servono. Nel prossimo episodio recupererò l'ultima e poi chissà se affronteremo anche questo simpatico individuo. Sì, la bianca no. Solo la bianca manca, sì, invece. Ok. Bene, amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate, come sempre, tutti quanti i link utili. E ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!